come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, ascoltiamo il brano del Vangelo secondo Marco nella sesta domenica del tempo ordinario. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. È bello, cari fratelli, anche questo brano del Vangelo che Marco, l'Evangelista, ci riporta durante la vita pubblica di Gesù. Il tema che affrontiamo riguarda la lebbra. Esiste non solo la lebbra come malattia fisica, ma soprattutto quella spirituale. Siamo di fronte a un caso di un lebbroso. Fino a poco tempo fa si pensava che la lebbra fosse una malattia inguaribile e contagiosa. Era anche data una certa regolamentazione presso il popolo ebraico riguardo ai casi dei lebbrosi, e il libro del Levitico nella Bibbia al capitolo 13, soprattutto nei versetti 45-46, il libro del Levitico che disciplina un po' il comportamento riguardo a questi casi. Dice così il libro sacro: il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate, si coprirà il volto, e si coprirà anche la barba e andrà gridando: immondo, immondo, sarà immondo finché avrà la piaga e starà solo e abiterà fuori dell'accampamento. Il lebbroso contaminava non soltanto le persone, ma anche gli oggetti che toccava e i luoghi che frequentava, per cui chi veniva colpito da questa malattia doveva allontanarsi immediatamente, andare ad abitare nelle campagne, tra le grotte, e magari mettersi insieme agli altri sventurati come lui. Ma ritorniamo al Vangelo. Dice il Vangelo che venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva, guardate com'è bella l'espressione, se vuoi puoi guarirmi. Ciò dimostra che cosa significa credere. In questo lebbroso vediamo veramente un atteggiamento di fede in Gesù. Crede che Gesù può veramente liberarlo da questa malattia e si affida a lui, ma si affida con tanta umiltà, con discrezione, se vuoi. Come si comporta Gesù? Avrebbe dovuto immediatamente allontanarlo. Invece Gesù infrange quello che è il comportamento sociale, ma quello che è anche il comportamento, purtroppo dobbiamo dirlo, il comportamento religioso della sua epoca. Perché per Gesù prima di tutto viene la persona.
Al centro c'è l'uomo e il primo intervento da parte di Gesù è questo volere bene. Scrisse magnificamente Rolfo Leroux, che è l'apostolo dei lebbrosi, così: noi tutti siamo figli dell'Altissimo, tutti, e specifica ancora, il più povero, il più ripugnante, un neonato, un vecchio decrepito, l'essere umano meno intelligente, il più abietto, un idiota, l'ultimo degli uomini, la persona ignorante, quello che si ripugna moralmente e fisicamente, è un figlio di Dio, un figlio dell'Altissimo. Cari fratelli, questo gesto, questo comportamento di Gesù a me sembra che ci deve fare riflettere abbastanza per trarre una prima considerazione, che cioè nessuna malattia, nessuna sofferenza, nessuna disgrazia deve diventare un pretesto per abbandonare qualcuno. Anzi, il dolore del prossimo è proprio l'occasione per amare di più. Diventa lo spazio per vivere la carità. Sono, potremmo dire, spazi di bene. E quante sono le circostanze che si presentano nella nostra vita? E chiediamoci come ci rapportiamo, come ci comportiamo noi nei confronti di questi nostri fratelli ultimi. Racconta ancora Rolfo Leroux un episodio che lui sperimentò quando iniziò il suo primo viaggio a favore degli ultimi, di questi lebbrosi, quando cominciò a dedicare la sua vita per guarire i lebbrosi. Disse che nel suo primo viaggio propriamente assistette una giovane lebbrosa che era in agonia. Erano proprio gli ultimi momenti della sua vita terrena. E lui ebbe un sospetto. Non appena questa morì, la volle pesare. Ebbene, aveva 22 anni e pesava 20 kg. E lui commentò: non era morta per la lebbra, era morta di fame. Perché? Ci chiediamo. Perché qualcuno aveva mangiato il cibo di quella donna, aveva usato i vestiti a spreco, aveva vissuto nel benessere invece di condividere. Anche oggi la lebbra esiste. Gesù ci invita a combattere con coraggio tutte le emarginazioni, ogni forma di emarginazione. Ancora Rolfo Leroux scrive: Signore, ecco i veri lebbrosi, gli egoisti, gli empi, coloro che vivono nell'acqua stagnante, i comodi, i paurosi, coloro che sciupano la vita. Signore, sono questi i veri lebbrosi, coloro che ti hanno crocifisso. E noi? Noi possiamo fare qualcosa di più? Liberiamoci dal superfluo, dell'inutile. Dedichiamoci veramente ad aiutare i bisognosi. Costruiamo quello che diceva Paolo VI, la civiltà dell'amore. Non esitiamo semplicemente, non guardiamo semplicemente con commiserazione, ma smanichiamoci le mani, sporchiamoci le mani, combattiamo la mentalità che emargina l'anziano, che rifiuta il bambino, combattiamo la mentalità che profana la famiglia, che infanga e mortifica la dignità dell'amore. Gesù ci insegna da questo brano del Vangelo, ha resistito alla mentalità dominante del suo tempo. E noi
cosa possiamo fare? Perché non reagiamo a questo scempio della vita? Che viviamo in una cultura di morte? Come ci stiamo impegnando per essere veramente a qualificarci, come ci diciamo, cristiani? Lasciare morire un affamato è peccato contro la carità, ricordiamocelo, ma anche lasciare profanare la vita è peccato contro la carità. Essere cristiani significa condividere Cristo, condividere la passione per salvare l'uomo, ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito, soprattutto dinanzi a quelle che sono anche le miserie dell'anima. E mi piace concludere e guardando l'ultima espressione, rileggendo quell'espressione del Vangelo odierno. Gesù, a motivo del fatto che questo lebbroso guarito cominciò a divulgare la notizia, dovette rimanere fuori in luoghi deserti. Tanta era la gente che andava a lui e venivano a lui da ogni parte. Sembra che il ruolo si sia cambiato. Adesso il lebbroso è Gesù. Gesù che deve starsene in disparte, in luoghi deserti. E sì, cari fratelli, è lui il vero lebbroso, colui il quale si è caricato di tutti i nostri peccati, ed è lui che sarà lì pronto per offrirsi a consegnare la sua vita al Calvario, per distruggere tutte le nostre miserie, tutte le nostre piaghe, la nostra lebbra. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signor, come un chicco di frumento, qualcuno seminato al sole crescerà e diverrà germoglio munifico nella terra del mio Signor.